told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. Ben trovati a tutti sul canale, ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video. Purtroppo ho avuto un problema 5 minuti prima della partenza della gara, la pompa frizione mi ha abbandonato del tutto facendomi fare ritardo di 5 minuti alla partenza, quindi mandando all'aria tutta la gara. Di anni. Dopo devi venire 6 minuti dopo, ma sempre nei 15 rispetto alle 8. Puoi andare più avanti. Ecco appunto che il direttore di gara mi ha avvisato di aver fatto ritardo di 6 minuti al cross test e quindi che dovrò ritardare ogni partenza di 6 minuti, un casino vero e proprio. Quindi andando inizio a fare il primo cross test, anche se è stato tutto mandato all'aria dalla frizione malfunzionante, nonostante avevo appena cambiato i dischi frizione, ma ciò che mi ha abbandonato è stato sia la pompa che l'arcatura frizione. Vi lascio da dire qua qualche giro del cross test, qualche curva del cross test e dopo l'inizio del trasferimento, che è stato altrettanto traumatico. Volevo complimentarmi con il motoclub del San Paolo Off-Road per la buona riuscita della giornata della gara, davvero tutto curato nei minimi dettagli, staff il 100% super performante, davvero una bella giornata, ottima organizzazione, complimenti. Zeller 6 Days appena cambiate, che si sono comportate davvero davvero al top, proprio hanno dato un grip assurdo anche su questo fondo super scivolosissimo fatto proprio di polvere, per l'esattezza ho montato le medium, che comunque questa era una gara quasi da enduro country, quindi non serviva una gomma molto molto morbida, insomma.
Ecco il pezzo di trasferimento traumatico di cui vi ho parlato prima, perché qua la frizione mi ha proprio abbandonato in tutti i sensi e ho quasi pensato di girarmi, ma d'altronde era tutta discesa, quindi ho deciso di proseguire a folle e vedere magari giù se c'era qualcuno che poteva darmi una mano, comunque di continuare, insomma. Dopo aver finito il primo giro di trasferimento davvero estenuante in quelle condizioni, controllo l'orario, vedo che ho ancora 15 minuti a disposizione e quindi decido di andare paddock per cercare di sistemare un attimo la moto. Come avete visto prima, il mio amico era abbastanza preoccupato perché dovevamo partire insieme e al momento della partenza non mi ha visto. Lui comunque è partito per non perdere, per non mandare all'aria anche lui tutta la gara, e io sono arrivato 6 minuti dopo, come appunto sapete. Comunque ho deciso di continuare la gara per divertirmi, perché comunque non dimentichiamoci mai che la base di queste giornate sono il puro divertimento e il passare insieme tante ore di moto e di sport insieme. Questo è l'importante. La moto, dopo aver caricato tutto l'impianto della frizione pieno d'olio, sembra andare un pochino meglio, ma comunque non va come deve e anzi perde tutto l'olio dal serbatoio della leva. Infatti mi ritroverò a fine giornata con il guanto sinistro tutto pieno d'olio frizione. Lascio gustare tutto il giro del trasferimento, che mi è piaciuto molto, ma molto di più del fettucciato, non perché il fettucciato era brutto, ma semplicemente perché sono un amante dei sentieri, dei boschi, quindi mi piace molto di più la linea nel bosco, insomma. Guardatelo tutto, mi raccomando, perché merita davvero. E scusatemi ancora se non sono riuscito a parlare nel video, ma date le circostanze ero abbastanza nervoso e diciamo ho deciso di non parlare durante la giornata. Spero che mi capiate, perché comunque sono stato colpito dalla spiga in pieno proprio quel giorno, perché poteva capitarmi in una uscita qualsiasi, invece mi è capitato giusto prima della gara, e per non ritirarmi ho deciso di partire lo stesso. Non fa niente, non ci facciamo demoralizzare, anzi, ho già sistemato la moto e ci rivedremo il 26 di aprile, se non sbaglio, per il prossimo evento, sempre targato CSN, questa volta Civitacquano, in provincia di Pescara. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace e condividetelo il più possibile.
Giro questo? Sì. Vai, vai, vai!
per